Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate da fifaeasy.com, sicuri, veloci ed economici. E inoltre, con il coupon MALATI15 avrete uno sconto dell'8%. Ciao ragazzi, qui è Giacca e bentornati sul canale di Noi Malati di Foot. Eccoci qui oggi con il terzo episodio di questa carriera che sta andando alla grande. Soprattutto vedo che sta piacendo un po' a molti. Oggi quindi siamo qui per continuare il mercato, che sicuramente non è finito dopo l'acquisto di Lukaku, grande giocatore, ve lo ripeto, è stato un acquisto di cui non me ne pentirò mai, anche se all'inizio avevo qualche dubbio su di lui. E poi è arrivato anche Ignacio Camacho, giocatore molto ma molto forte. Ora quindi siamo pronti a continuare questo mercato, però io avevo lasciato, diciamo, in sospeso l'offerta per Kempf o Jedvai, e voi mi avete consigliato di provare a prendere Jedvai, che è sicuramente migliore e superiore per quanto riguarda le potenzialità rispetto a Kempf. Quindi ora andiamo avanti solo di un giorno. Allora, vogliono sicuramente più soldi per Tin Jedvai, e quindi io li offro, l'avevo offerto 5 milioni, quindi facciamo a questo punto 6 milioni e 8, sì dai, lasciamo 6 milioni e 8 per questa seconda offerta. E poi il Paris Saint Germain non è interessato al giocatore che ha dato, quindi facciamo così: diamo 3 milioni e mezzo più Barragan, perché Van der Vil sicuramente è un giocatore che ha più esperienza, secondo me, per quanto riguarda esperienza europea rispetto a Barragan. Due altre nuove mail. Jedvai intanto è in trattativa con il Wolfsburg, quindi hanno accettato, diciamo, hanno offerto 6 milioni e mezzo, quindi direi di alzare purtroppo l'offerta. Ah no, io avevo offerto 6 milioni e 8, quindi stiamo diciamo a posto così. Andiamo ancora avanti, sto andando molto cauto. Ancora offerta troppo bassa, non sono interessati ancora il giocatore. Ultima offerta, 4 milioni e mezzo più Barragan. Vediamo un po' gli sviluppi. Poi avevo chiesto informazioni per Bufal, solo che chiedono tantissimo, e per Fabini altrettanto. Proviamo a fare però questa offerta per Fabinho: 6 milioni più il cartellino di Enzo Perez, che si dovrebbe girare in una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Andiamo ancora avanti, una nuova email, il Bayer Leverkusen, quindi accettate questi 6 milioni e 8. Allora, Jedvai, accontentiamolo perché chiede 50.000 euro, 4 anni più, direi, giocatore per il turnover e un difensore centrale ovviamente per il turnover, ma anche per, soprattutto per il futuro intendo. Allora, relazione finale su Jedvai: vale 75, è un gran bel difensore, molto aggressivo, anche molto buono con i piedi. Intanto il Monaco rifiuta l'offerta per Fabinho, quindi alziamo per lui di un pochettino, solo di 1.300.000 euro. Poi il Paris Saint-Germain intanto direi di lasciarlo stare, perché non accettano, diciamo, quasi nessuna offerta. Allora, offerta per il trasferimento ancora, un'offerta per Feghouli. Allora, dovrebbe essere in scadenza, ripeto, questo giocatore. Allora, io per lui quindi voglio 37 milioni, dai, spariamola sempre più alta, perché il cartellino vale il suo valore principale di 25 milioni, quindi diciamo 37 milioni si potrebbe pure fare. Intanto attenzione, il Wolfsburg ha offerto per Jedvai 7 milioni. Manca solo quindi Jedvai, che ci voleva questo, dovrà vivere qui, quindi vuole ancora più soldi. Arriviamo a 60.000, dobbiamo essere veloci anche così, diciamo, per non farlo fregare, per non farcelo fregare dal Wolfsburg. Inoltre un'altra offerta di trasferimento per José Gaia. Per José Gaia voglio tanti soldi, voglio almeno 35 milioni per lui, perché è già un 80, un ventenne, ed è veramente, c'ha tutto un futuro, tutta una carriera lì davanti, molto promettente ovviamente come carriera. Intanto offerta per Paul Alcacer, ma lui non si muove assolutamente. No, l'Alcacer non si muove, non me ne frega niente, solo se arriva un'offerta di 100 milioni, ma ovviamente si scherza. Poi, offerta per il Wolfsburg accettata, occhio, occhio, perché qui ora la palla è in mano, tra i piedi soltanto di Jedvai, deve solo decidere lui cosa fare. Ancora per Fabinho rifiutano, arriviamo, io direi di arrivare massimo 8 milioni e 3, poi mi fermo lì, per Fabinho, perché è veramente un gran giocatore, sì, però non lo posso strapagare. Riofferta di trasferimento ovviamente alta. No, trattative concluse. Jedvai ha appena deciso di passare al Wolfsburg invece che trasferirsi da noi. Cioè, questo qua veramente non ci voleva, perché noi ce l'avevamo proprio in mano questo giocatore. Solo che voleva uno stipendio maggiore, 60.000 euro di stipendio l'avevo offerto, solo che non ho fatto in tempo, che il Wolfsburg alla fine se le, diciamo, ce l'ha soffiato da sotto il naso per 7 milioni. Ora quindi dobbiamo,
diciamo, trovare un altro difensore centrale promettente. Intanto le offerte di trasferimento, ovviamente si tratta di una cifra troppo alta. Per Insigne invece discorso diverso, perché chiedono 36 milioni di euro. A questo punto diciamo di proviamo a inserirci, a fare un'offerta per John Brooks una volta che è saltato Yedvai. Quindi loro chiedono 7 milioni, quindi io gli offrirei dai, 5 milioni per non perdere tempo. Ovviamente per questi giocatori non voglio perdere tanto tempo, perché sono trattative abbastanza semplici. Quindi ho visto, dopo aver visto diversi difensori centrali, direi che lui era l'unico, uno dei più economici, potremmo dire. Intanto il Napoli risponde: sono interessati a Pablo Piatti, solo che per una cifra vogliono in compenso 23 milioni e non se ne parla. Ti posso offrire massimo 7 milioni più Piatti, in modo tale di arrivare quindi a 34 milioni come cifra complessiva. Andiamo ancora avanti. Due nuove mail, offerte ancora per Alcacer dall'Everton. E occhio qui, dai, allora proviamo 60 milioni, ma di meno non te ne posso offrire, cioè non posso controbattere di meno. 60 milioni secondo me è l'offerta più giusta, è la controfferta più giusta. Per Schürrle intanto sono troppi, 18 milioni. È un mercato per ora ancora molto bloccato. Allora, offerta rifiutata. No, ecco qui come sempre c'è il Villarreal e il coso. Cioè non ci credo, il Villarreal ha offerto 8 milioni e mezzo per Brooks e il suo valore è di 7 milioni. Io non me lo faccio sfuggire un'altra volta, quindi andiamo su Brooks di nuovo. Andiamo su Brooks, questo è un difensore che mi piace tanto. Allora, offriamo 9 milioni e 6, 100.000 euro in più rispetto a quello che hanno offerto loro. È una cifra pazza, lo so, 9 milioni, quasi 10 milioni, però ne vale la pena, ve l'assicuro, per questo giocatore. Dopo aver visto ancora una volta le statistiche, non, diciamo, sono ancora più convinto di prenderlo questo giocatore. Andiamo ancora avanti. Monaco intanto ha ancora rifiutato, quindi diciamo ne parleremo un po' più avanti per Fabinho. Pablo Piatti intanto offerta del Chelsea di 15 milioni. No, siccome sto trattando Piatti con il Napoli, facciamo 23 milioni al Chelsea, possiamo accettare. Se loro proprio vorrebbero accettare, intanto il Napoli è ancora convinto di non cederlo, come si chiama, Insigne. Quindi arriviamo a 9 milioni di euro e poi mi fermo lì. Anzi, arrivo massimo a 10 milioni di euro e poi mi fermo lì, ve lo assicuro. Non voglio andare oltre. 4 nuove mail ancora. Un mercato ora che si sta velocizzando. Vabbè, lo Stoke City mi sembra giusto, mi sembra ovvio rifiutare l'offerta. Si tratta di una cifra troppo alta per Alcacer da parte dell'Everton. Poi anche in trattativa con Olympique Lyon 7 milioni e con l'Hannover 8 milioni e mezzo. Ovviamente parliamo sempre di Brooks. Andiamo ancora avanti. 5-9 mila a questo punto. Allora, per Piatti il Chelsea risponde che lo cede per 17 milioni. No, invece, secondo me, io insisto ancora e arrivo a 21 milioni di euro, che secondo me è il valore di Pablo Piatti. Offerta accettata ovviamente per Brooks. Allora, siccome già ti ho pagato tanto, non voglio pagarti ancora di più lo stipendio. Quindi facciamo giocatore per il turnover più 50.000 euro di stipendio. Il Napoli ancora rifiuta, quindi a questo punto direi di accettare l'offerta, non ora, di accettare l'offerta per Piatti, speriamo, e poi buttarmi con quei soldi su un altro centrocampista centrale, scusate, a un altro COC che sarebbe un trequartista. Allora, il Chelsea risponde ancora 19 milioni. A questo punto, siccome ho paura che rifiutano, se faccio un'altra controfferta, io accetterei questi 19 milioni in modo tale da arrivare a 56 milioni di euro, che sono tantissimi, perché anche si sta avvicinando anche la prima partita di campionato, e prima di quella partita vorrei fare un acquisto, veramente un acquisto buonissimo. Ora non ho nomi in mente, però ovviamente me ne fanno venire ora. Ok, quindi ci andiamo a prendere John Brooks per completare, diciamo, il nostro reparto difensivo. Sto riprovando ancora, sto provando ancora di prendere Calhanoglu, che vale 26 milioni. Avevo offerto inizialmente 18 milioni. Ora quindi saliamo e arrivo a 23 milioni di euro, che è sicuramente è un'offerta che non potrete rifiutare. Allora, venduta intanto Pablo Piatti.
solo un giorno all'inizio di questa della prima partita. Giocherò infatti solo questa partita in questo episodio, per poi terminarlo lì, se no durerebbe veramente tanto questo episodio. Intanto stavo provando a prendere anche Pereira, solo che vogliono 42 milioni, che sono tanti. Quindi aumentiamo ancora, arriverei a 28 milioni di euro per Roberto Pereira, un top player sicuramente, che varrà la pena sicuramente provarlo a prenderlo. Quindi ora andiamo a fare la formazione per il primo esordio stagionale nelle gare ufficiali con il nostro Valencia. Vediamo un po' di fare appunto il nostro meglio. Quindi questo è il primo Valencia che scenderà in campo con il Rayo Vallecano. Giocheremo in porta come sempre con Diego Alves, poi la coppia di difensori centrali saranno Mustafi e Santos. Terzino sinistro Gaia, sulla destra giocherà Barragan, CDC ovviamente il nuovo acquisto Camacho, poi CC Gomez, Parejo come CC. Esterno destro giocherà Fegoli in attacco, la prima punta, il nuovo acquisto Romelu Lukaku, e sulla sinistra ovviamente giocherà De Paul. Quindi andiamo ancora avanti, giocheremo quindi questa partita. Cercherò di tagliare il più possibile in modo da inserire altri 5 minuti di calciomercato, sempre che diventeranno sempre, ma sempre dico, più intensi. Ecco qui, leggenda, 5 minuti sereno. Mamma mia, passaggio buonissimo per Lukaku che si gira. Lukaku si gira e poi la passa a Gaia. Gaia sul sinistro, il suo piede preferito. Gaia ancora, palla dietro per Lukaku che fa, non so cosa ha fatto. Comunque la palla è ancora sua. Molto bloccati perché veramente ci tengono da tutte le parti. Lukaku vuole entrare in aria, no, non sfrutta bene la sua forza fisica. Però la palla è ancora del Valencia con Pareja. Parejo che recupera palla. Ancora Parejo, grande dribbling di Parejo. Arriva in aria e poi viene fermato da Tito. Riparte quindi il contropiede, la manovra soprattutto del Rayo Vallecano. Gaia prova a scuotere il Valencia, poi la passa dietro per Parejo, scusate, palla per Camacho ora. Camacho sulla fascia, è un po' bloccato in quella situazione Camacho, perché non ha diciamo, le qualità per sfondare su quella parte del campo. Eccolo qui, la palla di ritorno per Gomez, tiriamo, mamma mia, fermato all'ultimo, con il piede dal difensore del Rayo Vallecano. Buona azione del Valencia. Ora dal calcio d'angolo ancora Dani Parejo, cross dentro, questo è calcio d'angolo, no, la salva. La salva il difensore. Occhio che hanno fatto la cazzata. Hanno fatto la cavolata quelli del Rayo Vallecano. De Paul arriva in aria. Quasi, scusate, arriva, non ne arriva ancora in aria. Però grande giocata. Poi palla splendida per Fegulì. Tira Fegulì. Eccolo qui. Il primo vantaggio del Valencia 2015-2016 con nuovo allenatore. Eccolo qui, grande vantaggio, grandissima azione soprattutto di De Paul. Rodrigo si chiama Rodrigo De Paul, credo. Però grandissima azione. Palla sul destro per Fegulì che perfora le mani del portiere del Rayo Vallecano, che non può far nulla ovviamente. Se l'era preparato bene questo tiro e si è preparato bene anche questa partita il Valencia, che sta dominando su tutte le parti del campo, in qualsiasi parte del campo, e sta appunto meritando assolutamente questa vittoria. Si riparte quindi sull'1-0 tranquilli, dobbiamo stare più calmi e cercare di difendere al meglio questo vantaggio. Gomez, palla sulla fascia per Gaia, la mette dentro. Sta arrivando Lukaku che però, non so che stavo dicendo, che però la spara alta. Grandissima azione del Valencia, 48esimo minuto. Qua però Lukaku non poteva mangiarsi una cosa del genere. Un gol già fatto, cioè diciamo lui è quasi uno specialista di questi colpi di testa, però ovviamente per tutti i giocatori di quell'età c'è sempre da migliorare. Ricordiamo che c'ha solo 22 anni questo giocatore qui e c'è sempre grande margine di miglioramento per il belga. Occhio, arriva Lecana, arriva il cross dentro! Bravo Diego Alves. Per pochissimo ha sfiorato il pareggio Rayo Vallecano. Questo non ci voleva. Ora però dobbiamo essere più pronti a ripartire. Lukaku qui deve creare qualcosa di forza. Può andare, si guadagna però un fallo da una posizione buona per Gaia per metterla dentro. Infatti così c'è Gaia. La metteremo dentro. Eccolo qui. Cross dentro, la prolungano. Questa qua Parejo era tua la palla, però aveva forse paura del pallone e se l'è fatto, diciamo, si è fatto sfuggire un'occasione molto, ma molto vantaggiosa per il nostro Valencia. Mamma mia, De Paul, grandissima giocata. Eccolo qui, scatenato oggi. De Paul arriva in aria. Mamma mia, che giocata, De Paul o De Paolo, come lo volete chiamare, lo chiamate. Grandissima giocata. Questo qui è un talento straordinario. Non lo conoscevo benissimo prima, sì, avevo sentito parlare di questo talento argentino,
Però diciamo non ero a conoscenza di tutte queste abilità perché c'ha veramente delle abilità straordinarie, non lo sapevo e ora lo so benissimo. Le son piacere, diciamo anche piacere di saperlo. Ora eccolo qui, scusate, Gaia, palla dietro per Camacho che però è un po' lento nel controllarla. 75 su minuto, no, scusate, 73 su minuto, ancora sull'1-0 per il nostro Valencia. Palla sulla sinistra per Alcacer, c'è in mezzo Negredo, Alcacer ora la mette dentro per Negredo di testa, non la chiude forse, no! No, Tonio, grande parata, grande azione, però meriti del portiere che ha salvato sicuramente la sua squadra dal 2-0, che sarebbe, diciamo, significato un tonfo per il Rayo Vallecano. Ora occhio, palla splendida per Gavi Fuego, che arriva in area, Fuego, poi dentro! Niente, ancora Tonio la para, 89esimo, 1-0 Valencia ancora, dobbiamo resistere per altri 2 minuti più recupero sarebbero. Attenzione all'ultimo cross dentro, occhio! Mamma mia, abbiamo rischiato fino all'ultimo. Fino all'ultimo, non è ancora finita però. Diego Alves, spazzala, dai, fischia. 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 Sì, è finita! Prima vittoria del Valencia. Allora, premetto che non è stata una partita molto, diciamo, emozionante. Non è stato ovviamente il Valencia che tutti si aspettavano. Però, ovviamente, c'è da considerare che siamo alla prima partita ufficiale. La squadra non l'avevo mai controllata direttamente. Ed è stato molto difficile, appunto, controllarla. Non è intanto, volevo anche aggiungere che non è stata una bocciatura per Lukaku. Però, quasi. Io mi aspetto sicuramente prestazioni migliori da parte di Lukaku. Sappiamo che anche per lui è stata la prima partita col Valencia. Quindi, diciamo, si deve ancora un po' ambientare nell'ambiente appunto del Valencia. Ora però leggiamo l'ultima mail. No, niente, non è arrivato niente. Direi di stoppare qui l'episodio perché sennò durerebbe tantissimo questo episodio. Siamo al 23 di agosto, quindi mancano veramente pochissimi giorni alla fine del mercato. Non vi preoccupate se questo, diciamo, primo episodio, questo episodio di mercato, questo terzo episodio è stato un po', non ci sono stati grandi colpi di mercato, però vi assicuro che nell'ultimo episodio cerco di scatenarmi quel che posso. Ovviamente non vi posso promettere l'impossibile, però sicuramente cercherò di dare il mio meglio per quanto riguarda nell'ambito appunto del mercato e speriamo che così sia. Ovviamente se i soldi lo permetteranno. Ho in mente tantissimi nomi per il prossimo episodio, quindi supportate prima di tutto questo episodio. Iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi soprattutto al canale di Noi Malati di Foot, lasciate un mi piace a questo video come ho detto prima. Noi ci vediamo alla prossima, bella ragazzi.